però si sapeva che era una partita da giocare fino alla fine, fino al 90esimo, fino alla morte, e penso che alla fine l'abbiamo spuntata noi perché forse abbiamo avuto un po' più di coraggio della Nocerino. La squadra è composta di grossi calciatori, come si vede chi entra dà sempre l'anima per un unico obiettivo, è quello che poi siamo riusciti a fare, insomma. Da parte nostra sinceramente è così, io ho fatto gli elogi alla squadra perché effettivamente hanno dimostrato oggi non essere di meno a nessuno, è una squadra che ha dimostrato in particolar modo nel primo tempo, probabilmente ai punti potevamo avere qualcosa in più noi rispetto agli avversari, nel secondo tempo forse c'è stato un attimo di, non lo so, forse di riflessione, forse di energia che venivano a mancare, ma più mentali che fisiche. E alla fine è arrivato un gol che probabilmente, se doveva essere gol, ci aspettavamo un gol un pochettino più nitido, più netto,